Oggi vogliamo parlarvi di una ragazza molto speciale che abbiamo avuto già modo di conoscere. Si tratta di Chiara M, una ragazza affetta da una malattia incurabile, però piena di vita e di speranza. Lo ha dimostrato anche in una nostra precedente chiacchierata. Oggi vogliamo parlare con una sua amica e ci dirà come l'ha conosciuta e cosa, soprattutto, cosa ha lasciato nel suo cuore. Stiamo parlando di Cinzia TH Torrini, nota al pubblico perché regista famosa, e l'abbiamo al telefono. Diamo subito il benvenuto. Benvenuta Cinzia. Grazie Ciao, salve a tutti. Cinzia per aver accolto il nostro invito. Ci sentiamo perché fondamentalmente abbiamo un'amica in comune, Chiara M, e vogliamo Sì. ricordare al nostro pubblico chi è Chiara e tu, soprattutto, come tu l'hai conosciuta. Allora, Chiara l'ho conosciuta in occasione, avevo appena finito di girare Lisa di Rivombrosa, quindi ero distrutta, avevo bisogno di riprendermi. Sono andata in un centro di cure anche, dove ho incontrato Chiara, che per me è subito apparsa tra le tante persone che c'erano, una persona speciale, molto luminosa, molto sorridente, con degli occhi che parlavano oltre la persona. Quindi abbiamo iniziato a parlare e appunto ha questa malattia dove già, insomma, già 20 anni fa ne avevano detto ai pochi poco tempo per vivere, e invece proprio Chiara dimostra tutti i giorni, giorno dopo giorno, come invece si può, anche non avendo, insomma, limitando i sogni, limitando eccetera, però come si può vivere ed essere attaccati alla vita, ma principalmente anche dare molto agli altri. Quindi come si può, insomma. Si può sicuramente immaginare. Chiara, hai detto ti sei recata in questo posto per riprendere un po' di forze, per riacquistare un po' di forze dopo tanto lavoro, perché effettivamente chi ti conosce, insomma, sa che evidentemente questo lavoro prende tantissimo. Sicuramente hai avuto una forza che non ti aspettavi da questo incontro, hai ricevuto questa forza particolare, speciale, proprio da Chiara, che tutt'altro forse potevi immaginare, ti potesse dare tutt'altro, invece proprio da lei ti è arrivata una forza speciale. Che cosa ha di speciale, Chiara? A parte questa luce che tu hai detto, trapela oltre, il corpo, oltre gli occhi. Oltre anche parlando con lei, no? In quello che lei ti dice, è strano perché insomma, riesce a. Spesso quando ho proprio anche io problemi, insomma, parlo con lei e riesce a darmi un aiuto, a trovare un senso a tante. E poi mi ha ispirato, infatti, principalmente poi di voler raccontare questa sua forza, come lei riesce in questa ricerca attraverso il dolore, no? Come riesce a superarlo. E quindi ho voluto fare un documentario su di lei e tramite proprio questo documentario, che si chiama Un incontro con Chiara, capire che dentro di lei c'è il corpo è una cosa, ma c'è una ricerca di qualcosa di superiore, qualcosa di più alto, qualcosa che infatti ha questo, lei ha scritto anche dei libri, no? Sì. Dove si capisce che ha un filo diretto con Dio, lei lo chiama lui, no? Quindi e si capisce, ecco, che c'ha questa forza che le arriva e che la riflette poi verso di noi. È difficile per me parlarne. Infatti si sente anche dall'emozione che ci metti nel racconto, si sente comunque che ti ha preso proprio nel profondo, ti ha preso questa amicizia che è sicuramente profonda, inaspettata perché evidentemente è arrivata come un fulmine a ciel sereno, è comunque un'amicizia che continua ad essere tale, sicuramente continua ad essere anche un modello per tanti altri. Ma Chiara, secondo te, Cinzia, a chi può dare il suo messaggio? Soprattutto alle persone ammalate, a quelle che non hanno tanta speranza magari di farcela, superare momenti difficili? O anche, per esempio, ai giovani?
Allora, proprio Chiara quando parla, infatti viene spesso anche invitata, no, a Sì. comunicare questo, riesce, sì, le persone che già soffrono, no, possono tramite il suo esempio capire che non ci si deve arrendere e capire, no, che bisogna, come dice lei, anche se hai poche goccioline, te le devi proprio vivere, godere fino in fondo, no? Cioè quindi amare la vita, ma però lei riesce a comunicare anche col suo modo di parlare ai giovani, riesce insomma anche a dare come insegnamento, adesso non voglio parlare di parolone grosse, però ecco, ti fa capire, no, dei percorsi di vita, insomma dà molto conoscerla. Quindi il suo messaggio può arrivare a chiunque, non soltanto alle categorie di cui abbiamo parlato prima. Può Assolutamente, arrivare davvero a chiunque. Ed è arrivata poi a una regista come te, che sicuramente forse si immaginava vi si immaginava insomma, su due piani diversi, Chiara su un piano e magari Cinzia Teacca infatti Torrini poi su un sono una altro. regista e quindi io riesco a comunicare con, non è un caso che ho fatto poi un film su di lei, no? Perché io riesco a comunicare con le immagini e meno con le parole, ma più Più col con le racconto immagini. del mio mezzo di espressione. E sicuramente sai vedere anche oltre. Sì, possiamo Faccio dirlo. vedere? Eh? Non ho capito. Sicuramente sai anche vedere oltre, voglio dire. Sei arrivata a vedere Chiara M in una veste che magari qualcun altro non ha visto, non è riuscito a vedere. Bene, Chiara mi ha insegnato, dunque, che con le persone c'è va bene l'incontro così, no? Delle parole, eccetera, Sì. però è come se ci fossero no? Cioè, l'anima che entra in comunicazione con l'altra anima. Questo io ho imparato tanto da lei. Quindi un Quindi, e penso che questo sia anche poi il legame che ci unisce. e che si vede, quindi un incontro non soltanto di sorrisi, di sguardi, ma anche un incontro di anime. Noi alla fine della nostra conversazione, seppur breve, mostreremo anche il trailer di questo documentario che tu stessa hai realizzato. Cambieresti Sì, qualcosa se in lo si questo? trova, chi lo volesse vedere si può, insieme a un libro che ha scritto Chiara, che si Crudele chiama, dolcissimo è il secondo amore? libro di Chiara, Sì. adesso mi sfugge il nome. Crudele dolcissimo amore, questo è il suo primo Questo è libro. il primo libro, poi c'è Poi il ce n'è secondo stato un libro. altro di cui noi abbiamo anche parlato e sicuramente torneremo anche a riascoltare Chiara, perché so che è sempre in movimento, è ricercata, non dalla polizia, abbiamo fatto anche la No, battuta, ma da tantissime ma persone. perché, anche perché è molto simpatica, Sì, è sì. un grande humor, ha un grande, e quindi ecco, riesce a farti arrivare dei messaggi proprio al cuore diretto, ti insegna insomma la storia, eccetera, ma con grande ironia, e questo È vero, è ti vero, arriva subito, è capito? verissimo questo. Riesce a calamitarti, ha sicuramente un carisma particolare, Chiara, e arriva a tutti ovunque. Dicevamo di questo trailer che comunque è visibile anche su internet, noi Il lo trailer abbiamo. sì, però il film, se uno volesse vedere tutto il film, poi dovrebbe insieme. Come si chiamava? Aiuto, mi vergogno che non Ti mi sfugge? ricordo il titolo del secondo Non del ti libro. preoccupare, le daremo anche in seguito le informazioni per vedere questo film. Ok, grazie. No, perché Sicuramente. ogni tanto mi arrivano delle mail, dei messaggi che vorrebbero vederlo, no? Comunque si trova con le edizioni San Paolo. Perfetto, quindi ecco un motivo in più e comunque un'occasione in più che si ha per conoscere questo personaggio, lo mettiamo tra virgolette, ma è una persona davvero speciale, Chiara M. Poi chiunque volesse conoscerla più a fondo c'è un sito dedicato a lei che lei stessa poi va ad arricchire con le sue parole, le sue frasi, anche i suoi interventi, tantissimi interventi, oltre che televisivi anche nelle scuole. Sappiamo bene che è molto impegnata e questo le fa onore, sicuramente le dà anche forza e coraggio per superare ogni difficoltà che si presenta poi tutti i giorni, così come Poi capita a sì, ci sono tantissime chiunque. persone che le scrivono, Sì. che le, ecco, si chiama Oscura Luminosissima Notte. È il L'ho secondo trovato libro. adesso nel caos dei miei libri proprio. È il secondo libro di Chiara, quindi Sì, e abbiamo legato c'è anche. anche il film, così
no? Chi volesse anche proprio Certo. percepire questa sua forza, no? Sentirla, che chi non la conosce la può vedere in questo. È vero, ha fatto bene anche ad evidenziare questo secondo titolo. Allora, noi Cinzia vogliamo intanto ringraziarti per questo piccolo contributo, piccolissimo contributo che hai dato a noi di Teleradio Padre Pio, ovviamente per conoscere più a fondo anche Chiara M, per chi ancora non la conoscesse. È un bel esempio, come tu stessa ci dicevi, per tutti, oltre che per i giovani, anche per quelli un po' più in là con l'età, perché davvero insegna come superare le difficoltà, e lei davvero ne supera Esatto, ogni giorno, le esatto. E supera. non con la rabbia dentro, ma proprio, no? Con la fede, chiaramente, ma che è qualcosa che è straordinaria, proprio. È vero, è così. E noi ringraziamo te che hai saputo vedere oltre e trasmettere anche questa figura a chi magari è appassionata di cinema, ecco, si può dedicare a questo. È un documentario un po' diverso per quel che ti riguarda. Tra l'altro abbiamo vinto anche un premio, cioè due premi con questo documentario, quindi poi alla fine anche per me, no? Mi ha dato Una soddisfazione. grande soddisfazione, sì, Sì. sicuramente, forse anche più degli altri premi che magari sono stati presenti nella tua carriera. È vero, è vero, è vero, sì. E allora, grazie a Cinzia TH Torrini, alla sua splendida amicizia, un esempio per tanti altri, perché questa splendida amicizia poi, insomma, si intreccia con una figura piena di carisma, che è Chiara M. Grazie Cinzia, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buona Grazie, domenica. grazie a Cinzia TH Torrini, regista e amica di Chiara M, così abbiamo voluto sotto intitolare questa chiacchierata, questa conversazione. Noi adesso vediamo il trailer di questo documentario dedicato alla figura di Chiara M. Ci vuole molta solitudine e molto silenzio, altrimenti non lo senti. Fino a quando tu non hai perso te stesso, fino a quando tu non sei arrivato nelle profondità del dolore, questa voce così anche sottile è difficile che ti arrivi. Devi mettere in conto che devi perdere te stesso. Devi proprio scendere anche negli abissi infiniti della solitudine, della disperazione, dell'angoscia, dell'abbandono, del nero più nero che c'è. E lì, in quel nulla, io trovo il tutto che è lui. Sono in viaggio. Sto andando a Trento a trovare la mia amica Chiara M. Ci siamo conosciute nel novembre del 2002. Il nostro è stato un incontro casuale, ma come spesso mi dico, in realtà nulla avviene per caso. Quando l'ho vista per la prima volta, sono subito stata attratta dalla luce dei suoi occhi e dall'allegria del suo sorriso. Era seduta ad un tavolo insieme ad altre persone. Quel tavolo era come racchiuso in un cerchio luminoso e non potevo evitare di non farci cadere lo sguardo più del dovuto. Tutto ruotava intorno a quella ragazza. La guardavo, pensavo, strano, mangia con i guanti bianchi. Il dolore annienta, avvilisce, demolisce, spazza via tutte le certezze, ti lascia nudo, indifeso, impotente. Ho pianto a dirotto, soffocando i singhiozzi per non farmi sentire a quest'ora della notte, seduta sul bordo della vasca da bagno e i piedi nell'acqua col disinfettante. Ho pianto di dolore, di impotenza, di sconforto. Ho urlato con l'anima, basta, non ce la faccio più ad andare avanti così, non resisto. Da più di 20 anni Chiara ha una grave malattia che giorno dopo giorno, con forti dolori e piaghe continue, la sta demolendo. Pensavo
perché esiste il dolore, un perché enorme che risuona attraverso l'universo, credo da ogni persona che abita questo pianeta. Come fai a vivere col dolore?